Amici di The Smart Revolution, una brevissima anteprima, poi gireremo la recensione completa, ma volevamo mettervi al corrente di quello che siamo riusciti a fare. Abbiamo avuto la fortuna di riuscire a impossessarci, nel senso di riuscire a prendere questo Note 5 nella colorazione Gold Platinum e nella versione un po' più difficile già. Per quanto sia difficile trovare un Note 5 nella versione Duos con due SIM, vi faccio vedere rapidamente quella che è la dotazione, ovviamente soltanto una preview, poi ci rivediamo per una recensione approfondita. Qui abbiamo la manualistica, molto molto veramente ridotta all'osso. La graffetta che ci consente di prendere il carrellino che vi faccio vedere in questo caso, ovviamente è un carrellino che mantiene e va a leggere due nano SIM. Poi abbiamo qui, scusate, vabbè, i vari adesivi per riposizionare poi il sigillo e abbiamo il caricabatterie rapido che siamo riusciti ad avere anche con presa europea, ovviamente i ricambi per la S Pen e il cavo dati USB micro USB piatto e più queste nuove cuffie in questa nuova queste in-ear in questa nuova confezione. Inutile dirvi che, come potete vedere, vabbè, io sono innamorato particolarmente di questa colorazione. Il dispositivo è di una bellezza per i miei gusti incredibile. E abbiamo avuto modo di aggiornare una serie di funzioni. Al primo avvio ci ha chiesto e ci ha notificato già un aggiornamento. Volevo soltanto appunto farvi vedere la bellezza. Io poi amo moltissimo questa nuova colorazione che ha fatto e che ha introdotto Samsung quest'anno. Come impostazioni, come applicazioni, come sapete ormai, insomma, siete abituati perché è la stessa interfaccia che abbiamo che troviamo nel S5, nell'S6, scusatemi, e nell'Edge. La cosa ovviamente veramente particolare è la nuova S Pen che avete potuto vedere questa volta ha praticamente un click qui per essere presa e l'innovazione più grande che abbiamo è questa, e cioè di poter scrivere così come vogliamo senza accendere il display quello che preferiamo. E come vedete è anche molto molto veloce, tutto molto chiaro, e poi basta fare così salva e il nostro dispositivo salverà automaticamente la nota. Per cui assolutamente primissima impressione per quanto riguarda la bellezza, vabbè, non ci sono dubbi, lo avete comunque già visto, l'avete conosciuto, bellezza incredibile. Ora poi lo testeremo per potervi dire effettivamente sul campo come si comporta questo dispositivo. La cosa che vi posso dire come primissimo acchito è che ha il lettore di impronte che probabilmente è stato migliorato rispetto ai fratelli minori S6 ed Edge, e quindi ha una sensibilità leggermente migliorata. Ci rivediamo sempre sui nostri canali per la recensione approfondita e per l'occasione vi ricordo, per chi fosse in zona, sabato 19 alle 17 siamo in fiera con un evento live in cui presenteremo il nostro progetto e anche una serie di prodotti con dei nostri partner che ci porteranno alcuni dispositivi da mostrare e che daremo poi la possibilità a chi sarà presente all'evento in fiera di testare e di provare con mano. Vi aspettiamo e come sempre ricordatevi, siamo sempre sui vostri canali YouTube su thesmartrevolution.it.